tutti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere cosa mangio per cena per una settimana. Vi ho fatto già il video sui pranzi, quindi se non l'avete ancora visto, cliccate qui in alto a destra sulla i e vi riporterà direttamente al video dei pranzi. Oggi invece facciamo appunto 7 cene e partiamo subito dal lunedì. Il lunedì di solito di sera mangio la carne. Quindi ho preparato questi filetti di pollo con salsa e funghi. Si prepara davvero in un attimo. In un pentolino vado a mettere un po' di olio, un po' di aglio e vado a far cuocere i miei funghi champignon. Dopodiché vado a metterci un mezzo bicchiere di vino bianco, sale, pepe, metto anche un po' di prezzemolo, insomma le spezie che preferite. E una volta che il vino sarà completamente evaporato, posso andare ad aggiungerci la panna. Io utilizzo la panna di soia perché ha un sapore molto più delicato e sta decisamente meglio con il pollo. Vado a cuocere anche i miei filetti di pollo sulla padella. E una volta cotti li vado semplicemente a servire su un piatto con la salsa appunto e funghi sopra. È un piatto leggero e anche molto gustoso. Martedì ho deciso di preparare una quiche alle verdure. Per verdure io intendo proprio il minestrone, quello congelato, avete presente? Ecco, per consumarlo magari se non vi piace con la pasta o mangiato così, vi consiglio di provarlo appunto nella sfoglia ed è molto molto buono. Allora vado semplicemente a far cuocere per qualche minuto il minestrone in una padella con un po' di cipolla e nel frattempo preparo la copertura per la mia quiche, che si fa con 3 uova, un po' di spezie come sale, pepe, origano, prezzemolo, oppure io in questo caso ho messo il basilico. Mescolo, vado a metterci un barattolino di panna fresca, questa la trovate nel banco frigo e non è la panna da cucina. Mescolate bene, a questo punto vado a metterci anche 2 cucchiai di parmigiano, se non lo volete non lo mettete, non è indispensabile. Vado ad ungere la mia teglia, metto la pasta brisée, che è quella proprio adatta per fare la quiche. Vado a bucherellare la base e ci metto le mie verdure cotte in padella. A questo punto ricopro con il composto di uova e panna, vado a togliere tutto il bordo in eccesso e vado a cuocere in forno a 180 gradi per circa 50-60 minuti. Come potete vedere la metto nella parte più bassa del forno perché la pasta brisée fa fatica a cuocersi sotto, almeno che non avete quelle teglie bucherellate, quindi vi consiglio di tenerla molto giù. Passiamo a mercoledì, ho deciso di fare un'insalata di salmone. Io adoro l'insalata di salmone, è buonissima. La faccio anche col pollo, ma col salmone è top. Quindi vado a cuocere prima di tutto il salmone in padella, dopodiché vado a tagliare appunto tutte le verdure che andranno nella mia insalata. Quindi metto un po' di carote, poi iceberg, assolutamente l'insalata deve essere iceberg, poi rucola, pomodorini freschi, e non può mancare assolutamente il mais. Vado a condire con un filo di olio e un po' di sale e basta, perché poi metterò l'aceto balsamico. Quindi mescolo bene l'insalata e gli faccio fare da base al mio salmone. Nel frattempo avrà finito la sua cottura. Ovviamente tagliate bene il salmone onde evitare di trovare spine, infatti l'ho tagliato proprio a pezzettini microscopici. E niente, dopodiché lo appoggiate sulla base di insalata e condite con dell'aceto balsamico. Se non vi piace l'aceto balsamico, vi consiglio il succo d'arancia. Giovedì non è un piatto di pasta, ma bensì sono zucchine, quindi farò queste zucchine con pomodorini e olive. Un sughetto molto semplice che si prepara davvero in un attimo. Quindi tagliate tutti i pomodorini, le olive e li mettete in una padella con un filo di olio e ovviamente uno spicchio di aglio.
Quindi fate soffriggere l'aglio, poi ci buttate dentro le olive e i pomodorini, un po' di basilico e un goccio di acqua, giusto per fargli creare quella sorta di cremina. Ovviamente sale, pepe, quello che volete, e nel frattempo vado a tagliare le mie zucchine. Non avevo quell'arnese che fa gli spaghetti di zucchine, altrimenti sarebbe stato proprio l'ideale. Diciamo che questo li ha tagliati un pochettino più a, non so, a mini spaghetti. Quindi non li vado a lessare, semplicemente vado a farli cuocere giusto qualche minuto nella salsa al pomodoro e la mia pasta zucchine, tra virgolette, è pronta. Venerdì ho deciso di fare un avocado toast con l'uovo. A me piace molto l'uovo. So che non piace a tutti, io lo adoro davvero, mi piace tantissimo. Allora vado a creare prima di tutto la salsina all'avocado. Questa è deliziosa perché è fatta con un mezzo avocado maturo, qualche pomodorino, un po' di Philadelphia, sale e giusto un cucchiaino di limone per non far annerire l'avocado, pepe e varie spezie. Tritate bene fin quando si crea appunto questa cremina omogenea e nel frattempo vado a scaldare due toast in padella e a cuocere in un altro pentolino le due uova. Uno mi si è rotto, quindi ne farò tre. Attenzione a non farlo rompere, altrimenti non ha senso. E quando le uova saranno ben cotte vado a distribuire la mia salsa di avocado sul toast e poi a metterci sopra il mio uovo. E anche questa cena è pronta. Sabato, che è il mio giorno preferito, ho deciso di fare la focaccia barese, questa focaccia sofficissima e altissima. Allora, la ricetta è questa, qui ve la scrivo di lato. Sciogliete il lievito insieme all'acqua tiepida, ci mettete lo zucchero, mescolate bene e iniziate a mettere metà farina. Io sto utilizzando solo semola rimacinata. Una volta messa metà farina aggiungete anche il sale e continuate a mettere la semola. Mescolate fin quando otterrete un panetto liscio ed omogeneo. Non ci vuole l'olio nell'impasto perché in realtà poi l'olio andrà aggiunto in un secondo momento e ne verrà aggiunto veramente tanto. Allora lasciate lievitare e una volta che avrà lievitato prendete una teglia abbastanza larga, se la volete sottile ne usciranno anche due, altrimenti fate come me, ne uscirà una veramente altissima e soffice. La stendete sulla teglia aiutandovi con un bel po' di olio, dopodiché deve lievitare ancora un altro po' e una volta che avrà lievitato potete andarla a farcire con un po' di salsa al pomodoro, tanti pomodorini tagliati a pezzetti e tante olive nere. Salate un pochettino, quindi mettete un po' di sale. Ci mettete anche un po' di acqua e olio per fare la cosiddetta salamoia. Cercate di spingere l'olio dentro l'impasto e vedrete che otterrete davvero una focaccia sofficissima. Questa va in forno, vi scrivo qui a quanti gradi e per quanti minuti e niente, è pronta la focaccia. Come avete potuto vedere è anche veramente veloce da preparare, potete anche farla completamente bianca. Domenica invece ho deciso di preparare questi crostini alla zucca e ceci che vi ho fatto già vedere in un video precedente in cui vi ho fatto vedere alcune ricette con la zucca. Se non avete visto questo video, come sempre vi lascio sempre cliccando a destra in alto sulla i il video. Niente, faccio cuocere in padella con un po' di olio e di aglio la zucca. Metto anche un po' di rosmarino, poi a un certo punto ci vado a mettere i miei ceci già cotti a vapore, quindi li vado a insaporire con la zucca, metto anche sale, pepe, peperoncino, tolgo il rosmarino, faccio bruschettare il mio pane e vado a servire appunto con questo mix di zucca e ceci ed è davvero buonissima. Non so se avete assaggiato la zucca così, ma è il top davvero. Allora ragazze, queste erano le mie 7 cene di questa settimana. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, suggeritemi qualche altro video che magari vorreste vedere. Io nel frattempo vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!